Professore, l'emergenza Covid ha un po' riaffermato questa esigenza di avere un sistema paziente-centrico attraverso una gestione diversa della cura e, tra ospedale e territorio. Secondo lei, da che cosa bisogna partire? Su cosa bisogna lavorare? Il Covid-19, definito dall'OMS come la pandemia del secolo, del nuovo millennio, è stata una sfida per tutti i sistemi sanitari, quello nazionale italiano, ma anche quelli europei ed extraeuropei. E ci ha insegnato tante cose, ci ha insegnato innanzitutto che la nostra gestione del paziente cronico e anche del paziente raro è una gestione paziente-centrico ma anche presidio-centrico, e il lockdown ci ha fatto capire come sia difficile nelle fasi di pandemia accedere, se non in condizioni eccezionali, a quelli che sono i presidi di riferimento per il paziente con malattie rare, considerando che abbiamo una serie di pazienti molto delicati, tra questi gli immunodepressi e gli emofilici, che hanno necessità di una gestione e di un'attenzione continua. Quali nuovi sistemi abbiamo utilizzato e immaginato? Sicuramente il teleconsulto è stato uno dei sistemi principali, e laddove possibile sistemi di telemedicina, che rappresentano più il presente che il futuro. La telemedicina delle malattie rare permetterà una gestione non solo di tipo specialistico del paziente, ma probabilmente globale e multidisciplinare.